Ok, allora, come dicevo prima, questo è un sito che può esservi di aiuto, è un sito semplice, diviso in due, ospite e distributore. Gli ospiti li fate entrare con una password semplice Genes Milano e vedranno un po' di materiale, ma non troppo per non spaventarli. I distributori invece c'è di tutto e di più, ci sono le schede prodotti, gli inci, i tutorial fatti fino ad oggi, eccetera, eccetera. La formazione di oggi è trucchi e barbatrucchi. Non farò magie, ma semplicemente cercherò di spiegarvi quello che ho imparato fino ad oggi. Ci sono dei piccoli trucchi per fare più punti possibili e per cercare di non perdere nulla di quello che succede sotto di noi. Ok? Allora, andiamo alla prima slide. Vediamo se adesso girano. Ok. Trucco per guadagnare velocemente. Condividere il prodotto mentre si costruisce la rete. Cosa vuol dire? Se siete qui, probabilmente perché state come me cercando di arrivare ad avere una rendita passiva costruendo la rete. Costruire la rete però è una cosa che richiede lavoro, infatti network marketing vuol dire lavorare, ok? E richiede tempo, ma richiede anche studio. Infatti se siamo qui è per imparare. Io continuo tutti i giorni ad imparare, anche ieri sono stata una formazione interessantissima, perché tutti i giorni c'è da imparare qualcosa di nuovo, come in tutti i lavori, perché è un lavoro come tutti gli altri. La cosa importante, dicevo appunto, è condividere il prodotto mentre si costruisce la rete. Perché? Perché all'inizio, costruendo la rete, si guadagna poco, pochissimo. Cioè, quando si chiude il primo ciclo è una festa e sono 30 euro alla fine, ok? Quindi di certo 30 euro non ti cambiano la vita. Quindi la cosa importante è condividere il prodotto mentre si costruisce la rete. Perché è importante? Perché Genes ci paga in due modi. Ho fatto questa slide già in una delle ultime tutorial. Ci tengo a farvela rivedere perché? Perché è importante capire che due dei modi principali con cui Genes ci paga sono condividere il prodotto, okay, e costruire la propria rete. Condividere il prodotto però ci fa guadagnare molto di più che fare la rete, nel senso, se noi vogliamo guadagnare 30 euro condividendo un prodotto, basta vendere un siero dal nostro sito. Se noi vogliamo guadagnare 30 euro dalla nostra rete, dobbiamo aspettare che sotto di noi 15 sieri escano dai siti delle persone sotto di noi. Quindi capite che condividendo i prodotti si arriva al guadagno molto più velocemente. Allora, questo è il primo trucco, nel senso, non smettere di condividere il prodotto. Io sono uno zaffiro, ma continuo a condividere il prodotto. Cioè, se le mie amiche mi chiedono che prodotti usi, io sto lì e spiego bene che prodotti uso, li faccio andare nel mio sito, se hanno bisogno vado a casa loro, le porto qualcosa da provare. Questo è importantissimo. Questo è il nostro sito, lo conoscete tutti, è facile, condividetelo, mandatelo via WhatsApp alle amiche, pubblicatelo su Facebook, ovviamente non entrate qua e comprate, magari mettete una foto, mettete l'albero di Natale adesso con Ageless, è scritto regala un bel salto nel passato a chi vuoi bene, insomma, giocatevela voi a seconda di come siete anche voi caratterialmente. Però condividete il prodotto, non pensate che debbano condividere i prodotti solo chi è sotto di voi e non voi. Si guadagna come anche? Iscrivendo le persone. Allora, come si fa a guadagnare iscrivendo le persone? Bisogna far comprare un pacchetto in fase di iscrizione, quindi subito, cioè dalla prima pagina. Se le persone nella pagina di iscrizione, dove mettono nome, cognome, eccetera, comprano uno dei pacchetti che sono in fase di iscrizione, voi guadagnate subito un bonus. Stessa cosa se le persone fanno crea pacchetto. In crea pacchetto i prodotti valgono meno punti perché? Perché i punti che tolgono alla persona che compra il pacchetto, l'azienda li trasforma in soldi e li dà a voi. Quindi guadagnate comunque una percentuale anche su crea pacchetto. Se le persone invece in fase di iscrizione non comprano nulla, ma cliccano direttamente su continua shopping e vanno a comprare nel loro negozio, a quel punto, anche se non hanno ancora pagato l'iscrizione, loro sono già distributori e quindi non vi danno più soldi, ma vi danno punti. E con i punti ovviamente ci si mette un po' di più a guadagnare, anche se nel negozio di noi distributori continuano a esserci dei pacchetti, andate a vedere quali, magari guardateli prima in modo da suggerire, cioè se una persona è già iscritta e vi dice, ah, io voglio comprare adesso, non so, ho guadagnato un po' di soldi, magari mi sono iscritto con due prodotti, adesso posso comprare dei prodotti, cosa mi consigli? Andate a guardare nei pacchetti che sono nel negozio di questa persona.
quali di questi pacchetti hanno la scritta bonus retail, perché bonus retail va a voi sponsor, ok? Quindi questo è un altro trucchetto per guadagnare dai vostri distributori, anche perché non è che voi li state imbrogliando dicendo compra quel pacchetto perché così io prendo dei soldi, perché comunque comprando i pacchetti i distributori avranno subito del prodotto da provare e subito del prodotto da condividere. E ormai lo sapete tutti che prima si provano i prodotti, prima si condividono i prodotti, prima si capisce il valore dei prodotti. E quando ti dicono, ah, ma il siero costa 150 euro, è caro, voi potete rispondere sì. È caro, ma li vale tutti. Ovvio che se non provate il siero, se non provate Zen, se non provate Reserve, non potete capire quanto vale il prodotto. Quindi anche questo è un trucco, provare il prodotto per capire che valore ha ed essere pronti a far fronte alle prime obiezioni. Ok? Passiamo alla slide successiva. Trucco per non mollare. Allora, chi va avanti, chi non molla, ok? Qual è il trucco per non mollare? Avere il giusto atteggiamento. Cosa vuol dire avere il giusto atteggiamento? Allora, innanzitutto capire che i nostri prodotti non si vendono porta a porta, perché è una cosa che ci viene detta, no? Ah, lavoro in Genesse. Ah, sì, sai, vai, vendi i prodotti a porta a porta. No, i nostri prodotti non si vendono porta a porta, ma si condividono e si vendono da soli, perché sono i migliori prodotti sul mercato. E quindi condividendo i nostri prodotti facciamo un favore, facciamo del bene alle persone a cui diamo i nostri prodotti. Non dobbiamo andare a bussare alle persone per vendere il prodotto. Basta che parliamo del prodotto quando ci chiedono come mai siamo così belle, come mai siamo così in forma, come mai stiamo così bene, come mai magari ci possiamo comprare la borsa che prima non ci compravamo perché adesso abbiamo guadagnato due soldi. E quindi voi condividete un prodotto che fa bene. E parlando invece delle opportunità, mettetevi in testa una cosa, che quando voi proponete a una persona di iscriversi, non sono loro che fanno un favore a voi, perché magari scrivendovi vi aiutano a diventare executive o Giada o Perla o qualcos'altro, ok? Ma siete voi che date un'occasione a loro. E questo è il giusto atteggiamento, andare da una persona e dirgli, guarda, ti propongo un business della Madonna, ti propongo un lavoro della Madonna. Quando queste persone ti dicono no, quello che deve passarvi come scrittina nella vostra fronte è, poverino, che occasione che ha perso. Ha detto di no? Cavoli suoi, io l'occasione gliel'ho data, è lui che non l'ha presa. Questo è il giusto atteggiamento, perché se no, quando una persona vi dice di no, voi avrete già subito la sensazione di dire cavoli, non ce la posso fare, voglio mollare, capito? No, no, hanno detto di no, è un problema loro. Intanto in Italia non siamo pronti per il network marketing, e per fortuna, perché se no in Genesse invece che 30.000 saremo già 600.000, quindi l'1% della popolazione italiana, e quindi saremo già in break even, ok? Troppi distributori, quindi poco margine di guadagno. Per fortuna in molti non credono nel network marketing e quindi siamo in pochi. Quindi va anche bene, quando uno dice di no, dovreste anche dire bene, vuol dire che non sono ancora tutti pronti, quindi c'è ancora un sacco di margine di guadagno. Altro atteggiamento positivo, fregarsene quando vi dicono il network marketing è una bufala, una piramide, guadagnano solo sopra di voi, voi non guadagnerete mai nulla. Ieri sono andata a questa formazione di Gianni Picci, mitico, mitico, veramente bravo, ma veramente bravo, e ha raccontato la parabola del ranocchio, ve la racconto in due parole, perché è proprio perfetta per il nostro lavoro. La parabola del ranocchio racconta di queste ranocchie che sono in questa pianura e ci sono degli altri animali che le sfidano e dicono dai, arrampicati su quella parete lì, arrampicatevi su quella parete lì. Ovvio, pensando non ce la faranno mai delle ranocchie. Queste ranocchie partono tutte, incominciano ad arrampicarsi e incominciano a cadere. Cade la prima, cade la seconda e gli altri urlano non ce la farete mai, non ce la farete mai, cosa volete arrampicarvi su una muro o sulla parete? Non ce la farete mai. Cadono pian pianino tutte e ne rimane solo una che arriva fino in cima. Questa ranocchia da sola, l'unica, arriva fino in cima e quando vanno a chiederle ma come cacchio hai fatto ad arrivare in cima alla parete? Questa non risponde perché era sorda. Perché ce l'ha fatta ad arrivare in cima? Perché non ha potuto, per fortuna, ascoltare tutti quelli che cercavano di levarle l'entusiasmo. E quindi lei è andata avanti per la sua strada. Fate così, immedesimatevi, e per una volta, invece di volere essere un principe azzurro, desiderate di essere un cacchio di ranocchio sordo. Andate avanti, dritti per la vostra strada. Voi avete capito il valore del network marketing? Sì. Avete fissato i vostri obiettivi? Sì. Avete conosciuto persone che con network marketing stanno già guadagnando una paccata di soldi? Sì.
Quindi cosa cacchio ve ne frega se vi dicono che il network marketing non funziona, che è una piramide, che guadagnano solo quelli sopra, che voi non guadagnerete nulla. Fregatevene, fate i ranocchi sordi. Questi sono i trucchi per non mollare. Il giusto atteggiamento. I prodotti si vendono da soli, ok? Le persone le scrivete dando loro un'occasione e fregatevene di quello che dicono. Un altro consiglio che ho sentito in una formazione ultimamente è stata: prendete la vostra famiglia uno a uno, fate una bella riunione e spiegate loro come funziona il vostro lavoro, perché i primi nemici ce li avete in casa, mariti, fidanzati, a meno che non siano iscritti anche loro, ok? Mariti, fidanzati, amanti, figli che vi vedono sempre al telefono, sempre a messaggiare, le chat, e io so come funziona sta cosa, ok? Andiamo adesso alla ciccia. Come accumulare più punti possibili? Allora, facciamo un riassuntino. Come guadagniamo noi dalla rete? Guadagniamo attraverso i punti. Perché? Perché ogni volta che in una gamba fanno 300, noi abbiamo due gambe, no? Noi tutti che ci iscriviamo abbiamo due gambe, una gamba destra e una gamba sinistra. Quando nella nostra gamba destra o nella sinistra è uguale, avvengono su 300 punti, quindi per esempio vendono o comprano 5 sieri, perché i sieri valgono 60 punti sia che li si compri noi a prezzo di costo per noi, sia che li si venda a prezzo pieno. Quando in una gamba condividono, comprano, vendono 5 sieri e nell'altra 10 sieri, noi raccattiamo 900 punti e li trasformiamo in un ciclo, che sono circa 30 euro, questo per fare un riassuntino. Quando si raccolgono i punti? I punti si incominciano a raccogliere subito appena si diventa distributori. Quindi se quando ci si iscrive, che si è associati, si fanno subito 100 punti comprando almeno due prodotti, si diventa distributori e lì si incominciano a raccogliere i punti, ok? È come se avessimo due tesserine, una dell'Esselunga e una del Carrefour, ok? E quindi anche se non siete ancora executive, voi incominciate a raccogliere i punti. Perché? Perché potrebbero esserci delle persone che appaiono sotto di voi anche se non le avete iscritto voi. Adesso vi spiego cosa vuol dire. Quindi la raccolta punti inizia quando voi fate i primi 100 punti. Buonanotte. Quando voi fate i primi 100 punti, lì siete distributori e raccogliete i punti. Questo è importantissimo, poi vi spiegherò perché. Cos'è lo spillover? La cosa che vi dicevo adesso. Voi magari vi siete iscritti come distributori, ma non avete ancora iscritto nessuno. Potreste trovarvi delle persone sotto. Se voi andate nel vostro JOffice e cliccate su rapporti, genealogia, vedete da voi in giù le persone sotto di voi. Magari appaiono dei nomi di persone e voi dite, ma scusami, ma questi chi sono? Io non li ho iscritti. Si chiama spillover, vuol dire che delle persone sotto di voi, sopra di voi, scusatemi, hanno iscritto delle persone nella vostra stessa gamba, perché quando voi vi iscrivete avete sempre una gamba in comune con chi vi è iscritto e in più avete una gamba esterna che invece è solo vostra, ma nella gamba in comune con chi vi è iscritto voi potreste trovarvi dei regali, ok? Li chiamo regali perché? Perché quando uno fa questo business deve contare solo sulle proprie forze, quindi deve dimenticarsi che sopra esiste qualcuno e deve costruire le sue due gambe pensando che solo e solamente voi siete i fautori del vostro destino. Se poi dall'alto vi arriva un regalo, ben venga e vi comporterete di conseguenza. Nella gamba blu, che è la gamba in questo caso interna, ok, ci saranno solo le persone iscritte da voi o iscritte dai vostri. Nella gamba gialla, che invece in questo caso è la gamba esterna, che quindi voi avete in comune in questo esempio qua la persona ha in comune con chi l'ha iscritto, voi vi potreste ritrovare questo spillover. Lo spillover è importante perché comunque sono punti che, ripeto, anche se non vengono generati da persone iscritte da voi o iscritte da gente iscritta da voi, salgono a voi e servono per chiudere i cicli. Come fare sì che i vostri punti personali vadano non solo in upline, ma anche a voi? Allora, nella slide di prima, voi vedete le persone sotto di voi. I punti, come li paragono? Cosa paragono i punti? I punti sono come dei palloncini di elio. Quando una persona fa dei punti, quindi comprando o vendendo, quei punti non vanno normalmente alla persona, ma salgono e vanno alle persone che sono sopra di lei. Come le persone sotto di voi, quando generano punti, danno i punti a voi. I punti salgono, salgono sempre. C'è però un modo per far sì che i punti che fate voi
non vadano solamente in alto, ma vadano anche a voi stessi. Come si fa? Bisogna essere in autoship incondizionato. L'autoship incondizionato è quello che vi arriva tutti i mesi, anche se voi magari avete già fatto i 60 punti per essere attivi. Cosa vuol dire? Tutti i mesi voi raccattate dei punti da chi è sotto di voi e li trasformate in cicli. Automaticamente, quando vengono fatti i 900 punti, quei 900 punti vi vengono tolti, vi vengono trasformati in un ciclo e in 30 dollari, 30 euro, scusatemi. A fine mese restano dei punti. Se voi volete che quei punti non vengano cancellati a fine mese, dovete essere attivi. Per essere attivi basta fare 60 punti al mese. Questi 60 punti li dovete fare entro 7 giorni dalla data della vostra iscrizione. Cioè, se voi vi siete iscritti il 10 di febbraio, entro il 17 di ogni mese voi dovete fare quei 60 punti. L'autoship serve per fare quei 60 punti sempre che magari un mese non vi dimenticate di fare un acquisto o di vendere un prodotto entro i 7 giorni dalla vostra iscrizione e perdete tutti i punti, ok? Quindi l'autoship serve per quello, ma per quello basterebbe anche l'autoship condizionato. Perché? Perché l'autoship condizionato, voi mettete dentro la carta di credito, mettete uno o più prodotti per fare almeno 60 punti nel carrello. Però quel carrello parte dall'Olanda, perché in Europa noi alla roba ci arriva dall'Olanda, parte dall'Olanda solo se entro il 17, per tornare all'esempio di prima, non avete già fatto i 60 punti per i cavoli vostri. Quindi l'azienda, diciamo che con questo autoship condizionato, che quindi è condizionato dal fatto se avete già fatto i punti per i cavoli vostri o no, vi para le chiappette. Ok? Quindi per quello, quindi per essere sicuri di essere sempre attivi e non perdere mai i punti accumulati a fine mese, basterebbe l'autoship condizionato. Però lì l'azienda ve lo fa già il favore, vi fa il favore di pararvi le chiappette, come dicevo prima, quando vi dimenticate o non fate 60 punti. Se invece voi fate l'autoship incondizionato, che quindi arriva tutti i mesi, anche se i 60 punti li avete già fatti, l'azienda ovviamente vi fa un altro regalo, perché in quel caso siete voi che dimostrate all'azienda che state facendo il business perché ordinate uno o due prodotti per 60 punti al mese, che poi li usate voi o li regaliate, l'azienda non ne può fregare meno. Quindi l'azienda dice: bene, questa persona mi ha dimostrato che sta facendo il lavoro seriamente, allora io gli faccio un altro regalo. E cosa fa? Fa in modo che i vostri punti personali, tutti i vostri punti personali, quindi i punti che fate in autoship oltre i 60, cioè se voi fate 180 punti perché comprate prodotti per 180 punti in autoship, i primi 60 vanno all'azienda, gli altri 120 vanno a sommarsi al totale dei punti della vostra gamba debole. Stessa cosa vale per gli altri punti personali. Quali sono gli altri punti personali? Voi avete fatto il vostro autoship, avete messo dentro uno o più prodotti, poi ad un certo punto vi accorgete che avete finito la crema notte e dite: porca miseria, il prossimo autoship è tra 20 giorni, la crema notte l'ho quasi finita, la ordino dal mio back office, quindi dal mio negozio. Anche quei 50 punti lì, se siete in autoship incondizionato, vanno a sommarsi ai punti della vostra gamba debole, al totale dei punti della vostra gamba debole, ok? Non a tutte le persone nella vostra gamba debole, ma al totale dei punti della vostra gamba debole. Massimo, se non riesci a sentire, vuol dire che c'hai il microfono spento, accendilo. La cosa importante da capire è, da sapere, è un paio di altre cosette che adesso vi do nella slide successiva. Allora, quando i punti personali extra, quindi oltre i primi 60 punti, che ovviamente, siccome siete in autoship incondizionato, l'azienda se li prende dall'autoship. Quando verranno indirizzati nella gamba debole? Perché ultimamente mi è stato detto, no? Mi viene detto spesso, mi scrivono in privato: Barbara, ma io ho comprato questo, i punti non mi sono andati nella gamba debole, come mai? Sono in autoship incondizionato io. Allora, il distributore deve avere impostato l'autoship incondizionato, ma non solo. L'autoship incondizionato deve essere passato, ok? Andiamo avanti, poi ve lo spiego meglio. Cosa accade quando un distributore fa un ordine in autoship incondizionato superiore ai 60 punti? Quello che vi ho detto prima. I punti extra, quindi oltre i 60 punti, vanno nella gamba debole. Quali sono i requisiti che il distributore deve avere, scusatemi, deve avere perché i punti vadano nella gamba debole? Allora, come vi dicevo prima, è importante, l'autoship deve essere incondizionato, è l'unico autoship che vi fa andare i punti nella gamba debole.
avere un autoship incondizionato andato a buon fine nella data di autoship precedente. Cioè, se la vostra data di autoship è il 15 di novembre, ok? E il 18 di novembre voi fate un acquisto dal back office, quei punti vanno nella gamba debole, i punti fatti dal back office, ma anche i punti fatti vendendo dal vostro sito, attenzione, anche quelli sono punti personali. Solo se l'autoship incondizionato subito prima, cioè di quel mese lì, è passato. Faccio un esempio, se voi cambiate la carta di credito e vi arriva il messaggino non è passato l'autoship, vi arriva 3 volte, poi non passa più l'autoship, passa se voi o lo forzate, quindi create l'autoship, potete andare nell'autoship e dite cavoli, per 3 volte hanno provato, non è passato, entrate nel vostro autoship, sotto c'è un tasto, create autoship, fate il carrello, lo pagate e vale come autoship, ma vale per rendervi attivi. In quel caso lì, l'autoship creato, quindi non quello che passa in automatico, non vale per i punti della gamba debole. Vuol dire che se dopo quell'autoship lì, forzato, diciamo, fate un acquisto, fate una vendita, quei punti non vanno nella gamba debole. Quindi deve partire in automatico, lo vedete? Punto 3. L'autoship deve partire in automatico. Non hanno validità gli autoship fatti partire manualmente, quindi se non parte in automatico lo fate partire manualmente cliccando su create, quello non è un autoship incondizionato ma è un autoship manuale. Altra cosa che conta molto adesso, i pacchetti evento, che non sono quelli di adesso ma sono quelli sotto la scritta pacchetti evento, quindi forum di assago, quindi quando ci sono pacchetti evento, quei punti lì, se li fate comprandoli dal vostro negozio, non vanno nella gamba debole. E anche i pacchetti promozionali. Quindi i nostri bei pacchetti che ci sono adesso di Natale, che sono dei pacchetti promozionali perché costano un tubo, nel senso che abbiamo uno sconto pazzesco, danno pochi punti, infatti, perché qualcuno mi ha chiesto ma cavolo, tutta quella roba lì sono 60 punti. E c'è un modo di dire toscano, è bellissimo, un po' scurrile, però una fettina di culo, un fiasco d'olio. Cioè, prodotti che costano poco, tanti punti e anche nella gamba debole. Adesso vabbè che genesse generosa, però non è che sono scemi. Quindi ci fanno dei pacchetti promozionali, ci danno pochi punti e quei pacchetti non vanno, i punti, a sommarsi ai nostri punti della gamba debole. Quindi uno dice, cosa faccio? Mi perdo quei punti? No. Quei punti lì, poi ve lo spiego adesso, mi sembra di aver messo una slide dopo, forse ho sbagliato la successione. Se volete i punti della vostra, dei vostri pacchetti di Natale nella vostra gamba debole, l'unico modo è entrare a comprare quei pacchetti non nel vostro negozio, ma possibilmente dal negozio dell'ultima persona entrata nella vostra gamba debole. Quella persona lì non prenderà i punti nella sua gamba debole, perché ovviamente anche se è in autoship incondizionato, l'ho appena spiegato, se uno compra questi pacchetti promozionali dal suo negozio, anche se è in autoship incondizionato, quei punti vanno solo in su, ok? Però non date i punti a quella persona, ma date quei punti a tutte le persone sopra di lei e a voi. Quindi, se dovete comprare in questi giorni altri pacchetti, perché magari qualcuno l'avete già comprato, però vi rendete conto che col prezzo che c'è vale la pena comprarne altri e fare un po' di scorta, ok? Fate i regali di Natale, condividete, regalate, fate provare quello che volete, non comprateli più dai vostri negozi. Perché noi spesso facciamo mettere la stessa password a tutti, non nel portafoglio ovviamente? Per queste cose qui, perché io ovviamente avvertite la persona, perché se quella persona poi va nel suo rapporti ordini e si trova un ordine da 400 euro che magari non ha fatto, gli piglia un colpo. Quindi scrivete un messaggino alla vostra downline, l'ultima entrata nella gamba debole, e dite guarda, sto entrando nel tuo negozio a fare un acquisto. La cosa buona è che quando voi entrate nel negozio di qualcun altro a fare un acquisto, non succede niente, perché voi entrate nel suo negozio, ordinate quello che volete, mettete il vostro indirizzo di spedizione che di default torna quello originale quando la sua persona, il suo proprietario entra nel suo sito, quindi non deve riscrivere il suo indirizzo. Pagate con la vostra carta di credito, addirittura quando c'è l'indirizzo di consegna mettete la vostra mail, il vostro telefono, quindi le notifiche di FedEx, eccetera, arrivano a voi, non arrivano neanche a lei. A quella persona non fate un favore,
nel caso in cui compriate pacchetti promozionali, però date punti a tutte le persone da lei in su fino a voi. Calcolate che io sto parlando dei pacchetti promozionali, perché se invece voi dovete comprare dei prodotti singoli, vale la stessa cosa. Allora, se voi comprate dei prodotti singoli dal vostro back office, cioè dal vostro negozio, quei punti a voi vanno nella gamba debole, nel totale della gamba debole, se siete in autoshipping condizionato, ma ovviamente non vanno alle persone della vostra gamba debole. Quindi se avete capito cosa vuol dire essere leader e aiutare il vostro team a crescere, se voi comprate due sieri, che sono 120 punti, invece di comprare dal vostro negozio, li comprate dal negozio dell'ultima entrata, se lei è in autoshipping condizionato, quei 120 punti sì che vanno anche a lei. Vanno a sommarsi ai punti della sua gamba debole, al totale, la gamba debole in quel momento, attenzione, perché noi tutti abbiamo due gambe e magari oggi è più debole una, domani è più debole l'altra. L'acquisto, i punti dell'acquisto vanno nella gamba debole nel momento in cui acquistate, quindi un giorno potrebbe essere la destra, un giorno la sinistra. Quindi andate a controllare nel vostro J-Office, nell'applicazione sul telefonino, qual è la vostra gamba debole in quel momento, andate a vedere qual è l'ultima persona entrata, potrebbe essere vostra o anche iscritta di una vostra. Se è un'iscritta di una vostra e magari non avete confidenza, saltate lei e andate alla vostra. Però ricordatevi di farlo ogni tanto, perché comunque quando voi comprate 120 punti di prodotti, li comprate dall'ultima, voi regalate 120 punti a tutte le persone della vostra gamba debole. Magari con quei 120 punti chiudono un ciclo. Se sono persone che sono appena entrate, un ciclo a livello psicologico è importantissimo, perché ti fa capire che il sistema funziona e che le cose che spieghiamo nelle formazioni, nelle presentazioni, sono vere e non sono bufale, ok? In questa slide io dico perché i punti vadano nella gamba debole. Oltre a essere in autoshipping condizionato, bisogna per forza essere già executive, perché uno dice, se io voglio che quei punti vadano nella mia gamba debole, la devo avere una gamba debole, e quindi devo essere executive. No, perché tante volte le persone mi dicono, ah vabbè, ma io l'autoship è inutile che lo faccia adesso, tanto non sono ancora executive, cosa me ne importa a me? Non ce l'ho ancora le gambe? No, si accolgono i punti da quando si è distributori, e quindi i punti nella tua gamba debole vanno già se sei distributore. Ecco perché è importante, quando iscrivete qualcuno, spiegare subito l'importanza dell'autoship, perché se voi iscrivete Maria e dopo Maria iscrivete un networker, ok? E finisce sotto Maria, e il networker fa dei punti, intanto Maria prende quei punti, ok? Però se poi Maria, e se non è distributore, i punti la saltano e vanno a quello sopra di lei. Ma poi se Maria fa degli acquisti o vende dal suo sito, magari iscrivete un estetista che all'inizio non iscrive nessuno, ma magari condivide tanto prodotto, vende dal suo sito, fa trattamenti e vende, Maria da una parte magari si ritrova un networker o qualcuno che gli fa tanti punti, e quindi i punti che lei fa personalmente le fanno comodo, perché vanno nella sua gamba debole, che è la gamba dove non avrà lo spillover, quindi non avrà ancora i regali dall'alto. La sua gamba debole è quella solo sua. Quindi è importantissimo che le persone si mettano subito in autoshipping condizionato, anche quando non sono ancora executive, perché i punti li raccolgono già, e continuando ad accumularli, fan cassetto. Ok? Quindi la cosa importante è anche questa: ricordare alle persone che i punti vanno nella gamba debole anche prima di diventare executive, perché quando uno si iscrive, le sue gambe ce le ha già, che poi dentro non abbia ancora messo due persone sue, una a destra e una a sinistra, ma potrebbe già avere delle altre persone non sue in una, e a maggior ragione in quella in cui non ce le ha, le servono sti cavolo di punti che fa lei personalmente. Se ci sono tutti i requisiti, e quindi se controllate queste cose, perché alle desk diventano matti, cioè ogni tanto noi ci lamentiamo, ma voi immaginate questi qui, ma questo ha fatto 60 punti, ho comprato un ma non mi è andato. Allora, se ci sono tutti i requisiti, e quindi siete in autoshipping condizionato, l'autoshipping condizionato prima del vostro acquisto dal back office o della vostra vendita dal sito è passato automaticamente, non avete comprato pacchetti eventi, non avete comprato pacchetti promozione, ma avete comprato dei prodotti normali, e i vostri punti personali non sono andati a sommarsi ai punti della gamba debole, allora potete contattare l'helpdesk.
chiamandoli al numero in sovraimpressione o scrivendo alla mail e specificando, mandate delle mail semplici, perché questi qui gli scoppia la testa, poveracci, cioè gli arrivano delle mail ogni tanto, buongiorno, allora stamattina ho bevuto il caffè, mentre bevevo il caffè guardavo la mia applicazione, anche no, URL, numero d'ordine dell'autoship incondizionato, perché quella è la cosa più importante, cioè se non è passato l'autoship incondizionato è inutile che gli date il numero d'ordine, perché tanto non vanno i punti nella gamba debole, quindi URL, numero d'ordine dell'autoship che deve essere passato e deve essere incondizionato automatico e numero d'ordine del back office. Se loro vedono che tutte queste cose sono in regola e i punti non sono andati nella gamba debole, scrivono in America, perché ricordiamoci che l'helpdesk italiano deve comunicare con l'America, quindi tante volte le tempistiche di risposta lente sono dovute a questo, perché comunque l'America, noi siamo aperti in 150 paesi del mondo circa, pensate quante mail di cavolate, punti, strapunti arrivano in America, devono anche avere il tempo di rispondere. Contest. Allora, magari a molti di voi non gliene può fregare di meno, però io questo tema lo devo affrontare. C'è un contest in corso. Il contest è un contest che dura 3 mesi. Ottobre, novembre, dicembre, per chi era già iscritto prima del 1° di ottobre. Ok? Se uno si è iscritto dopo, questi 3 mesi partono dalla data in cui la persona si è iscritta. Quindi il contest era, per chi era già iscritto, era diventa Giada a ottobre e fai un tot di punti entro il 31 dicembre. Ok? Qui ho scritto contest ottobre-novembre, scusatemi, era ottobre-novembre-dicembre e mi sono dimenticato un mese. Olè. Allora, il contest è 3 mesi, ottobre-novembre-dicembre. Se uno era iscritto prima del 1° di ottobre, il contest era diventa Giada a ottobre, o diventa Perla a novembre, o diventa Zaffiro a dicembre e fai un tot di punti in questi 3 mesi, perché il tempo per fare il rank era 1 mese, il tempo per fare i punti sono 3 mesi, ok? Quindi diventa, raggiungi un certo rank e aggiungi certi punti, vinci dai 500 ai 3.400 dollari. Il contest c'è, è dentro il sito Team de Milan, c'è dappertutto. Ok, adesso niente, scusatemi. No, aiuto. Cos'è successo qui? La mia solita bionditudine, ok. Niente, cosa ho fatto. Va bene, allora, questo contest qui c'è su Team de Milan, lo andate a guardare. Niente, non riesco più a uscire da qui. Ecco qua. Oh, che è successo? Niente, fantastico. Andiamo avanti. Scusate, allora, share screen e ripartiamo da qua. Ok, allora in questo contest, perché voglio parlare del contest? Perché la storia dei punti è importante per il contest, per chi sta facendo il contest, per andare a vedere i punti che state facendo e quale, diciamo, obiettivo potete ancora raggiungere, bisogna andare in rapporti del distributore, sotto vedete. La cosa, perché io parlo di questo contest, anche per chi non lo sta facendo, perché è importante questa colonna. Quando voi entrate nel contest, accanto ai nomi delle vostre prime linee, c'è una colonna con scritto J, la I di yes e la N di no. Cosa vuol dire? Che il documento non è stato caricato nel portafoglio o il documento è stato caricato nel portafoglio. Allora, per chi sta facendo il contest, aggiungo anche che i punti che vengono conteggiati per il contest sono tutti i punti, tranne quelli che fate voi personalmente. Ok? Quindi, altro motivo per cui se dovete comprare questi benedetti pacchetti di Natale o se dovete comprare delle cose dal vostro back office, se state facendo il contest, non compratele dal vostro sito, ma compratele dalle persone sotto di voi. E possibilmente dalle persone che non vi hanno ancora dato il 30% dei punti. Perché, scusate se annoio qualcuno che non sta facendo il contest, ma questo è un trucco importante per chi sta facendo il contest. Allora, per fare il contest, voi dovete raggiungere un tot di punti. Per esempio, chi fa il Perla, per vincere il suo bonus, deve fare 7.000 punti entro il 31 dicembre. Chi, per esempio, come me, è Zaffiro, e ha fatto 25 cicli, perché noi Zaffiri possiamo vincere il contest se in uno di questi mesi abbiamo fatto o 25 o 50 cicli
e entro dicembre dobbiamo fare 20.000 punti. Però questi punti possono arrivare tutti dalla stessa downline? Cioè, facciamo un esempio, io ho una downline fortissima che sotto c'ha 1.000 persone. Questa downline, già solo lei mi avrebbe dato praticamente tutti i punti per il contest, ma l'azienda ti dice no, io ti tengo buoni il 30% dei punti che devi fare al massimo da ogni gamba, da ogni tuo, diciamo, ramo. Quindi se io devo fare i 20.000 punti, mi tengono buoni massimo 6.000 punti per ogni mia prima linea. Quindi se io devo fare degli acquisti, non vado a comprare da lei o dalle persone sotto di lei, perché tanto lei tutti i punti che potevano prendermi per il contest me li ha già dati. Quindi la cosa importante è andate a comprare da persone sotto di voi, magari in uno dei vostri rami in cui non avete ancora raggiunto il 30% dei punti che dovete fare. E non valgono neanche i punti dell'autoship, cioè anche se sotto di voi avete 100 persone in autoship, quei 100 volte 60 punti non vengono conteggiati. Ma torniamo al discorso del portafoglio, perché questa è una cosa invece importante per tutti. Altra buona abitudine: quando iscrivete qualcuno, guidatelo subito a fare il suo portafoglio. Cosa vuol dire? Iscrivete qualcuno, compra il pacchetto, compra i prodotti, compra quello che deve comprare, poi lo fate andare nel suo JOffice, cliccate su portafoglio e configurate con lui il portafoglio. Si clicca su, non è ancora un portafoglio, clicca qui, lì metterà una username e una password che deve sapere solo lui, al massimo ve la può dire a voi sponsor se c'è un problema col portafoglio, entra nel portafoglio e la cosa importante da fare è cliccare su carica documento d'identità. Deve essere una foto. Io ho un'applicazione sul telefonino facilissima che si chiama Pic Collage, ma ce ne sono 2 miliardi di applicazioni. Fate una foto del documento fronte e retro, unite le due foto nella stessa foto, perché deve essere una foto sola e deve essere un JPEG, quindi formato foto, non un documento altro, eccetera. Ok? Cliccate su carica documento d'identità. Caricate il documento d'identità e lì siete a posto perché in questa colonna apparirà yes. Ok? Quando appare la N vuol dire che quelle persone non hanno caricato il documento. Cosa succede? Non è che se quelle persone non hanno caricato il documento e fanno dei punti, i punti non vi salgono. I punti per chiudere i cicli salgono sempre, anche se uno non ha configurato il suo portafoglio. Ma qualsiasi contest, qualsiasi bonus voi siete in cerca di, state cercando di prendere, i punti di quelle persone che non hanno caricato il portafoglio, il documento nel portafoglio, non vengono conteggiati per il contest. Attenzione, magari voi nella colonna dei punti qualificati, perché vedete qua c'è total PGV, che sono i punti totali che fanno quelle persone. Però, per esempio, vedete, questa persona mia ha già fatto 35.000 punti il suo team, quindi io sarei già a posto perché i 20.000 punti li prenderei solo da lei, però l'azienda mi dice no, questo è il primo mese, adesso io sono già a 6.000 punti, cioè nei 3 mesi mi tengono buoni dei 20.000 punti che io dovrei fare 6.000 punti da quella persona, quindi nella colonna total sono i punti totali che fa quella mia downline, nella colonna qualifying sono i punti che qualificano. Quando vedete delle differenze di punti, quindi i punti che hanno fatto e i punti che invece sono qualificanti per il contest, è perché alcuni sono i punti dell'autoship, perché ogni persona che è in autoship in 3 mesi, 6, 12, 18, 180 punti me li levano. Ma gli altri punti che non vedete è perché magari non ha fatto il portafoglio. Ma può anche essere, perché poi questo sistema qui non è aggiornato al momento, che al momento loro i punti te li mettano e quindi tu dici, cavoli, che ne so, l'ho raggiunto il mio 7.000, il mio E. Se però a fine mese le persone non hanno caricato il documento, quei punti ve li levano. Quindi non date per scontato se nel totale dei punti vedete già i vostri punti che avete raggiunto l'obiettivo. Andate a controllare e se ci sono delle persone che hanno la N accanto, li chiamate e spiegate loro che devono configurare il portafoglio e mettere dentro il documento. Se non sono capaci, vi fate mandare la foto del documento fronte e retro e lo fate per loro. Gli fate voi la configurazione mettendo una username e una password, gliela date e poi gli dite: guarda, io te l'ho configurato, se poi vuoi cambiare la password, cambi la password. Ok?
fatelo voi, ma non tralasciate questa cosa, perché, e poi comunque deve diventare un'abitudine, cioè è come se uno va a lavorare in una società e non consegna il documento all'ingresso, cioè la prima volta che entri in un posto, in qualsiasi posto, consegni il documento quando vai a lavorare, si devono registrare. L'azienda chiede questo, non è che ci chiede chissà che cosa. Quindi questa è una cosa importantissima. Da oggi in poi, quando iscrivete qualcuno, fate subito la configurazione del portafoglio e fate caricare la foto. Una domanda, ma se è un'azienda? Nessuno si può iscrivere come azienda. Ci si può iscrivere solo come persone, come persone singole, eh? Non ci si può iscrivere come aziende. Ma se io appena iscritto... Solo come persone fisiche. Chi è iscritto? Ho iscritto una parrucchiera con il nome della sua società. Se ha messo il nome della società non vuol dire che sia una società, rimane comunque una persona fisica. Comunque facciamo una cosa, ragazzi, perché se no non andiamo avanti, facciamo le domande dopo, ok? Faccio tutto poi facciamo le domande, promesso, giuro. È che comunque vedo che sto registrando, quindi magari poi la metto, però le domande le facciamo dopo. Cosa importantissima per non perdere nessun punto delle vostre da online. Ecco, sono andata avanti, questa è la cosa che vi ho appena detto. Quindi configurate sempre il portafoglio, caricate sempre il documento e ditelo anche alle vostre da online. Cioè, adesso che lo sapete, se avete già delle da online che hanno altre da online e magari stasera non si sono connesse, domani scrivete nella vostra chat, se avete una chat, o mandate dei messaggi di WhatsApp e dite, ragazze, assicuratevi che tutte le vostre da online abbiano caricato il documento nel portafoglio e che quindi abbiano configurato il portafoglio. Come prendere sempre i punti di ciò che comprate, dando gli stessi punti anche a tutto il team della vostra gamba debole? Era quello che vi dicevo prima, ok? Qui ci sono due slide che vi fanno capire come fare. Cioè, voi andate nel vostro JOffice, nella dashboard, nella lavagna iniziale, che è anche quella che avete nella vostra applicazione sul telefonino, guardate in quel momento qual è la vostra gamba più debole. Vabbè, io ce ne ho una fortissima che si vede lontano un miglio, quindi la mia debole è la right, è la destra. Quindi nel mio caso io ovviamente compro sempre dalla mia gamba destra, però ci sono persone invece che hanno le gambe a volte la più debole a destra, a volte la più debole alla sinistra. Prima di andare a fare un acquisto, andate a guardare qual è la vostra gamba debole in quel momento, andate nella vostra genealogia, andate a guardare in fondo nella vostra gamba più debole, vedete qual è la persona con cui siete più in confidenza, più in fondo, perché è ovvio che se una persona che avete scritto voi ne è scritta un'altra che è nella vostra gamba debole più in fondo, magari non andate a comprare da quella, ok? Ecco, una cosa che io sconsiglio di fare, non comprate dalle persone per renderli distributori, nel senso, magari qualcuno si iscrive, è associato, voi dite, vabbè, gli faccio il favore, vado io a comprare da loro. Questo non è un'azione da leader, ok? Perché il leader insegna alle persone a camminare con le loro gambe. Se voi vi sostituite a loro, ma non solo in queste cose, se voi caricate i documenti, allora, il fatto di caricare i documenti, adesso vi ho detto di farlo per loro perché è una cosa che serve a voi, è urgente, cioè se state facendo il contest finisce a dicembre, non c'è tempo di insegnare, tu fatevi mandare i documenti, caricateli dopo, intanto è una roba che si fa una volta sola. La cosa che si fa una volta sola si può anche aiutare a farli, ma quando per esempio vi chiedono mi fai il pin rank, mi fai questo, mi fai quello, non è un'azione da leader fare le cose al posto degli altri. Il leader insegna, non si sostituisce agli altri, perché se vi sostituite agli altri non state facendo un favore, perché queste persone non saranno mai in grado di fare le cose da soli, ok? Quindi se voi comprate da una persona per renderla distributore, vuol dire che questo non ha comprato prodotti, vuol dire che non li ha ancora provati. Allora, ci possono essere dei casi eccezionali, delle persone che magari veramente non hanno zero possibilità economica. Però se questi si sono iscritti che hanno zero possibilità economica, distributori lo possono diventare vendendo prodotti dal proprio sito. Perché attenzione, se una si iscrive e non ha i soldi per comprare prodotti e spende i 30 euro per fare il sito, ma vende dal suo sito un siero e una crema notte, sono 110 punti, diventa distributore anche vendendo, eh? Attenzione, perché i punti personali, vi ricordo che sono i punti dell'autocip, i punti di ciò che comprate dal back office, ma anche i punti di ciò che vendete dal sito. Quindi se una persona vuole fare il business, cioè un minimo di motivazione deve avercela. O fa la rete o vende, se no si è iscritta solo per fare che? Per dire mi sono iscritta in Genes? Quindi comprate dalle persone sotto di voi, ma non per renderli distributori, per favore.
So che vi viene da farlo perché è un gesto caritatevole, ma fidatevi, non fate un favore così. La persona si siede perché dà per scontato che c'è qualcuno che fa a posto suo. Comprate dal negozio di un'ultima persona entrata nella vostra gamba debole. Qui ho preso una genealogia più piccolina, ok, per semplificare le cose. Voi andate a guardare gamba destra, gamba sinistra, questa persona, Lucrezia, nella gamba destra, c'ha un sacco di persone che non sono sue. Le persone nella vostra genealogia sono vostre, iscritte da voi, se hanno la cornice rossa. Quando non hanno la cornice rossa vuol dire che arrivano dall'alto. Quindi vedete, questa persona si è ritrovata nella destra un sacco di persone non sue, ma che comunque generano punti, quindi probabilmente questa persona, la sua gamba destra è la più forte. Quindi cosa fa se deve comprare dei prodotti o deve comprare dei pacchetti per fare in modo che i punti vadano a tutta la gamba? Li compra dall'ultima entrata nella gamba debole. Ok? Quindi ripeto, se compri dall'ultima entrata nella gamba debole dei prodotti singoli in questo momento, i punti li dai anche a quella persona se è in autoship. Questa persona, per esempio, è in autoship? No, perché non è sottolineata. Quando nella vostra genealogia vedete una persona sottolineata, vuol dire che è in autoship. Se non è sottolineata, non è in autoship. Quindi se Lucrezia va a comprare da Ivana dei prodotti, Ivana non vedrà quei punti perché non è in autoship. I punti li vedrà Tyrin e li vedrà Lucrezia, ok? Quindi dalla genealogia vedete anche queste cose qua. Come comprare dai negozi degli altri con i soldi del vostro wallet? Allora, vi ho detto che si può comprare dai negozi degli altri, però uno giustamente dice, porca miseria, però io ho $400 nel mio portafoglio, perché devo andare nel negozio di una mia da online e devo pagare con la carta di credito? Si può benissimo pagare con i propri soldi del wallet. Come si fa? Se li avete tutti, voi andate, si vede sbiadito qua. Allora, questo è il vostro portafoglio, ok? C'è un tasto che si chiama iscrizione gettoni. È il terzo tasto da destra. Se voi cliccate su iscrizione gettoni, vi appare questa schermata qui. Mettete illimitato, perché attenzione, i gettoni si fanno in dollari, quindi se voi dovete comprare un pacchetto che costa adesso, quello di Natale, €180, il gettone lo dovete fare in dollari, quindi dovete fare il cambio dollari, euro, un casino, eccetera. Non serve. Mettete illimitato, che cosa vuol dire? Che il gettone varrà tanto quanto vale il pacchetto che andate a comprare o il prodotto che andate a comprare. E date un nome al gettone. Lo chiamate Barbara, lo chiamate Natale, l'importante è che ve lo ricordiate, anche se poi quando lo create sotto c'è la lista dei gettoni creati, quindi se vi dimenticate, tornate lì, lo vedete. Quindi, iscrizione gettoni, illimitato, e date il nome, e poi cliccate su create. Questo è se li avete tutti. Come si fa poi a usare il gettone? Voi andate nel negozio della vostra da online, comprate quello che dovete comprare, arrivate in cassa, ok? Quando arrivate in cassa, scegliete metodo di pagamento, scegliete sign up token, che è gettone fatto, ok? È la traduzione in inglese di iscrizione gettone. Attenzione, c'è anche bonus token. Bonus token è un'altra cosa. Bonus token è quando voi comprate un pacchetto dove dentro c'è bonus token, vuol dire che in quel pacchetto che comprate vi viene dato un bonus a voi. Bonus retail è... Se comprate un pacchetto con scritto bonus retail, quel bonus lì va al vostro sponsor. Se voi invece comprate un pacchetto che c'è scritto bonus token, quel bonus va a voi e ve lo ritrovate in rapporti del distributore bonus token. A quel punto voi trovate dei soldi, anche lì create il gettone e gli date il nome che volete. Quindi quando andate in metodo di pagamento, voi potete pagare con bonus token, se avete dei gettoni che avete, tra virgolette, vinto comprando un pacchetto. Ma se invece voi avete creato un gettone, è sign up token. Quindi voi andate nel negozio della vostra distributrice, scegliete dei prodotti o dei pacchetti, mettete il vostro indirizzo, quando arrivate al metodo di pagamento mettete sign up token. A quel punto vi verrà chiesto l'URL della persona che ha creato quel gettone e mettete il vostro, quindi Barbara Garavelli nel mio caso, e poi vi chiedono il nome del gettone, quindi Barbara. Cliccate, pagate e pagate col vostro gettone. Se non li avete tutti, cosa fate? Vi faccio un esempio. L'altro giorno mio marito è in Cina, sta tornando, e io ho comprato delle cose dal mio negozio cinese. Cosa ho fatto?
sono entrata nel mio J-Office, ho cliccato in negozio, invece che mettere Italia ho messo Cina. In Cina hanno dei prodotti che qua noi non abbiamo. In Cina, per esempio, è già arrivato IMPM quello solubile, in polvere. Okay? Ho comprato una serie di prodotti. Ho fatto il totale ed erano, non mi ricordo, 600 euro. Ho detto, porca miseria, non ce li ho nel portafoglio io 600 euro. Ne ho 450. Cacchio. E poi mi sono ricordata una cosa che ho fatto per la prima volta 2 giorni fa. Se ne andate nel vostro portafoglio, il primo tasto a destra è aggiungere fondi PayPal. Bisogna avere PayPal. Io ho cliccato lì e ho aggiunto 150 euro. Questo vuol dire che Genesse ha preso 150 euro dal mio conto PayPal e li ha aggiunti al mio portafoglio. Quindi a quel punto io nel portafoglio avevo 450 più 150, sono diventati 600. Sono tornata immediatamente, te riprende, sono tornata nel mio portafoglio, ho fatto iscrizione gettoni, ho messo il limitato, sono andata nel negozio perché poi alla fine mio marito è in Cina, quindi l'ho comprato, volevo comprarlo dal mio negozio, poi mi sono ricordata e ho detto no, aspetta, se lo compro dal mio negozio non valgono per il contest, quindi sono andata nel negozio di una persona sotto di me e ho pagato col gettone. Erano 600 euro di prodotti. Ho fatto il gettone dal mio portafoglio, ho aggiunto prima questi soldi col PayPal, così ho pagato con tutto quello che avevo nel portafoglio, ho aggiunto 150 euro, ok? Ho visto delle mani alzate, dopo. Ultima slide. Come ricevere prodotti omaggio facendo l'autoship prepagato? Allora, c'è un autoship che si chiama autoship prepagato. Cosa vuol dire? Magari qualcuno di voi non lo conosce. Se voi avete bisogno, facciamo un esempio, di 6 sieri, perché avete deciso che a Natale volete arrivare 6 sieri, perché 6 vostre amiche hanno bisogno di 6 sieri, perché non lo so. Se voi avete bisogno di 6 sieri, voi potete fare un autoship prepagato. Cosa vuol dire? Pagate 6 sieri che vi arrivano subito e voi per 6 mesi sarete attive. Attenzione, con l'autoship prepagato, se voi fate 6 volte 60 punti o 7 volte 60 punti o 10 volte 60 punti, siete coperti per quei 10 mesi, 6 mesi, 7 mesi, cosa vuol dire? Che per quei 6, 7, 8, 10 mesi non perderete mai punti. Però attenzione, l'autoship prepagato non ha lo stesso valore dell'autoship incondizionato. Quindi in quei 6, 7, 8 mesi, se fate un acquisto o una vendita, quei punti non andranno nella vostra gamba debole. Quindi se fate un autoship prepagato, ricordatevi in quei mesi di non comprare dal vostro negozio. Se vendete, pace e amen. Intanto se vendete guadagnate dei soldi, chi se ne frega se quei punti non vanno nella gamba debole. Ma se invece dovete fare degli acquisti, ok? Non fateli dal vostro negozio, ma sempre da online, magari nella vostra gamba debole. Perché? Perché è comodo se voi dovete fare un prepagato. Perché se voi fate un autoship prepagato di 6-8 mesi, ricevete un siero omaggio. Cioè vi arriva a casa un siero omaggio. Se voi fate un autoship prepagato di 9-11 mesi, ricevete un siero omaggio e una crema idratante. Credo sia la crema corpo, se non sbaglio. Se fate un autoship prepagato di 12 mesi, ricevete 2 sieri omaggio. Se fate un autoship prepagato di 6-8 mesi, 9-11 mesi e non ricevete l'omaggio, potete scrivere all'helpdesk. La cosa importante è, sapete che avete bisogno di un grosso quantitativo di prodotti? Fate l'autoship prepagato, ma ricordatevi che l'autoship prepagato non ha la stessa validità dell'incondizionato, quindi i vostri punti personali non vanno nella gamba debole. Allora, io ho finito, chiudo la registrazione.